colpisce le persone di qualsiasi età con maggior prevalenza nel sesso maschile, bambini inclusi, con l'incidenza stimata in 21 casi ogni 100.000 persone. Parliamo della fistola perianale, un'infezione cronica che provoca grande disagio e dolore al paziente. Possiamo definire una fistola perianale esattamente come un tragitto che si crea tra il canale anale e il retto e la parte esterna, le natiche, tanto per intenderci, quindi la regione perianale. Le fistole possono essere classificate, come potete vedere qui, in fistole intersfinteriche, transfinteriche, extrasfinteriche ed extrasfinteriche. Cosa significa? Significa che a seconda dei rapporti che la fistola prende con l'apparato sfinterico, e questo è il grosso problema, vengono classificate in base appunto a questi rapporti. Come si manifesta una fistola perianale? Il primo sintomo può essere nel 90% dei casi un ascesso perianale. Il paziente vicino all'ano ha un ascesso, dolore, febbre, per cui deve recarsi in pronto soccorso affinché possa essere drenato. Questo è il primo sintomo di una fistola perianale. Nei casi di fistole complesse e recidive, l'unica via da percorrere è quella dell'asportazione chirurgica. Le tradizionali tecniche chirurgiche sono diverse e valide, ma possono comportare alcune complicanze, anche serie. Beh, intanto la tecnica tradizionale, le tecniche tradizionali, numerose tecniche tradizionali si prefiggono, in caso ovviamente stiamo parlando di fistole perianali complesse, quindi quelle fistole che prendono rapporti con gli sfinteri molto importanti, e la problematica è quella di rimuovere questa fistola senza dare un danno agli sfinteri, non solo la fistola ma anche possibili tramiti secondari o cavità sessuali che devono essere assolutamente trovati e rimossi. Ovviamente questo si ripercuote sul paziente perché avere un danno sfinterico significa avere vari livelli di incontinenza fecale. La seconda problematica è i tempi di recupero. Ovviamente una tecnica tradizionale implica un controllo medico nel posto operatorio stretto, il paziente quindi deve recarsi ogni 2-3 giorni in ambulatorio chirurgico a farsi vedere anche per lunghi periodi, e questo già è una situazione importante non solo per il paziente ma anche, se vogliamo, per il sistema sanitario nazionale, che è una spesa sicuramente ulteriore. Ovviamente un'altra problematica importante è la qualità di vita del paziente, cioè il paziente, il fatto che comunque debba recarsi sempre in ospedale significa che non va a scuola, non va a lavorare, deve andare, quindi si inizia anche un percorso da parte del paziente anche estremamente fastidioso, la sua qualità di vita è veramente compromessa, anche la vita di relazione con il partner può essere assolutamente compromessa viste le problematiche di ferite perianali che purtroppo le tecniche tradizionali prevedono. Nel 2006, osservando un chirurgo pediatra dell'ospedale Gaslini di Genova operare un piccolo paziente con un cistoscopio pediatrico, il dottor Menero ebbe l'intuizione di inserire lo stesso strumento nella fistola anale di un paziente operato senza successo già 8 volte. Nacque la tecnica VAFT. Dunque, intanto VAFT è acronimo di Video Assisted Anal Fistula Treatment, ovvero il trattamento endoscopico della fistola perianale. Noi entriamo nella fistola, guardiamo cosa c'è dentro, come è fatta, capiamo la sua anatomia e nello stesso momento la trattiamo dall'interno. Qual è il grosso vantaggio? La fistola attraversa gli sfinteri e noi passiamo dentro la fistola, quindi non possiamo dare un danno sfinterico, ovvero 0% di incontinenza. Questa tecnica cambia inoltre il punto di vista del problema, sia in senso reale, fisico, nel senso operiamo dall'interno, ma sia proprio come un vero e proprio cambio di mentalità anche dal punto di vista scientifico. Vediamo come funziona nella pratica questa tecnica mini-invasiva. La VAFT ha due fasi, una fase diagnostica e una fase operativa. La prima fase, ovvero fase diagnostica, con l'aiuto di queste immagini possiamo capire meglio, viene introdotto il fistuloscopio, cioè questa sottile telecamera, all'interno dell'orifizio esterno. Si procede lungo tutto il decorso della fistola e sul nostro monitor appare la parte interna della fistola.
sino ad arrivare all'origine della fistola, cioè a localizzare l'orifizio interno dentro al canale anale o nel retto. Questo è estremamente importante, come vedete qui. Naturalmente, in questa fase è molto importante non sottovalutare, o meglio, evidenziare anche eventuali tramiti secondari o delle cavità ascessuali misconosciute, che se lasciate in sede possono poi portare alla recidiva, grazie proprio al fistuloscopio. Durante la fase operativa, invece, come potete vedere in questa immagine, noi dobbiamo distruggere la fistola, trattare la fistola dal suo interno. Come? Mediante un elettrodo monopolare che passa attraverso questo sottile canale del fistuloscopio, arrivando così a distruggere completamente la fistola dal suo interno. Poi pulire il materiale necrotico che abbiamo noi creato, sia nei tramiti principali ma anche nei tramiti secondari e nelle cavità ascessuali, e come ultimo stadio chiudere l'orifizio interno, che nel canale anale o nel retto, dal quale origina la fistola stessa. Oltre all'assenza del rischio di incontinenza fecale, sono numerosi i vantaggi della VAFT per il paziente. E i vantaggi per il paziente sono notevoli. Sono notevoli perché in primis il paziente gestisce le medicazioni a casa sua e quindi evita medicazioni giornaliere purtroppo molto dolorose e quindi anche il fatto di recarsi tutti i giorni in ospedale, e questo non avviene perché nel caso della dopo la VAFT noi effettuiamo i controlli a distanza anche di un mese o due dall'intervento e il paziente gestisce questo periodo post-operatorio a casa sua. La qualità di vita è su cui appunto vorrei proprio enfatizzare il vantaggio, perché è notevole. I rapporti con il partner, i rapporti con le persone, i rapporti anche lavorativi sono sicuramente migliori, anche perché il dolore è molto ridotto rispetto alle tecniche tradizionali. A parità comunque anche di vantaggi in termini di guarigione, percentuali di guarigione, è sicuramente, come dice la parola stessa, una tecnica mini invasiva.